Borgovecchio, sì, Borgovecchio è un romanzo politico. È un romanzo politico perché ritengo che la letteratura faccia, faccia politica. Gli scrittori, non, quando si dice, è uno scrittore engagé, non è engagé, gli scrittori o sono engagé o non sono, sono scrittori. Cioè, ehm, parliamo di una cosa che per me dovrebbe essere abbastanza scottata, cioè fare i conti con la realtà, fare i conti con la storia, fare i conti con la società in cui si vive. Eh, sì, borgo Vecchio è un romanzo eh, intriso di violenza, che non è soltanto la violenza eh, del borgo, la violenza eh, cronica di, una, di un quartiere, di una città, di un meridione d'Italia. Vorrei estendere questa valutazione alle metropoli, eh, alle metropoli, non solo del meridione, ma alle metropoli anche europee. C'è una violenza che, che è quella appunto della, uh, del, del piccolo mafioso verso, verso uh, uh, il cittadino inerme, c'è una violenza che come una, una, una sorta di, 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 di matriosca uh, si impernia sino alla, a, 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 attraverso per esempio la, la polizia, attraverso il sindaco. Attraverso i, i vari governi, dalla, dagli enti regionali fino ai livelli più alti che si, ehm, si ripercuote fino ai, ai quartieri minuti della città. Eh, io penso che ci sia un elemento evidente di violenza, ed è strano che gli altri non se ne accorgono, c'è una violenza concreta, una violenza psicologica evidente. Ehm, tra l'altro i miei protagonisti in questo periodo sono molto spesso dei bambini, eh, bambini e animali direi, sono quelli che io li, li sento come la catena più fragile, eh, le cose che vengono consumate prima, ecco, bambini e animali sono di facile e largo consumo, eh, sono quelli che subiscono per esempio le, 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 no, le campagne pubblicitarie più... Più a tappeto della storia i bambini, no? No, no, no. Uh, Anche nei programmi per adulti troviamo pubblicità indirizzate ai bambini, gli animali non, non ne parliamo nemmeno perché sono, sono così muti e silenziosi e rassegnati al loro destino che non c'è bisogno neanche di ricordare. <ride> La violenza: io non sono un vegetariano, non sono un vegano, so, mangio carne, però è evidente che mi accorgo. Di una sofferenza anche degli animali di città. Poi appunto io, Borgo Vecchio non è città, è un quartiere dove umano e animale in qualche modo si fondono, diventano, diventano una sofferenza unica, ecco, una sofferenza universale. A me interessava questo, soprattutto tirare fuori dagli elementi locali una. una, una una linea che appartenesse a tutta l'umanità, che appartiene a tutti gli uomini, insomma, una sofferenza che appartiene a tutti. Sì, io dico che questo forse è il mio romanzo più politico, nonostante l'elemento della visionalità che fa parte poi della mia scrittura. Non mi viene difficile eliminarlo, ci proverò <ride> per essere ancora più chiaro eh, dell'elemento poetico, ma quello è legato proprio al linguaggio che io uso, io lo costruisco così perché è, è il linguaggio che so costruire, che ho la fortuna di praticare quel linguaggio, di, di essere molto legato a una forma del verso, eh, io tento di piegare la prosa al verso poetico, questo è quello che... che anche perché se c'è ancora un linguaggio che ha qualcosa da dire, un linguaggio in qualche modo eh, di contrasto e di resistenza rispetto alla omogeneizzazione del, delle lingue, delle narrative, del raccontare in genere, parlo del raccontare eh, scrittorio, sino al raccontare di Netflix, insomma, eh, a un'omogeneizzazione. Di ciò che, di, di come si racconta. Io penso che ancora la poesia abbia, un. un, un, un anzi, oggi più che mai, mi sembra, mi sembra che sia attuale, che sia eh, più, più penetrante, più profonda, più enigmatica e forse proprio per questo più eh, affascinante. No? È, è, è più nei silenzi che, della poesia che si, che si sente risuonare qualcos'altro, no? Anche quell'elemento di trascendenza che ciascuno inutilmente dico si porta presso, eh? visto come, come, come stiamo trascinando la nostra città, la nostra vita stessa, eh, il nostro rapporto con gli altri, eh, con i nostri figli, con i nostri vecchi, eh, a me sembra che eh, il nostro rapporto con la trascendenza ancora passi da un elemento linguistico che è quello del verso, ecco. Borgo Vecchio è davvero un quartiere di Palermo, ma è solo per accidente che il mio libro si chiama Borgo Vecchio, perché in realtà è una mia patria interiore, è la mia patria dell'immaginazione, questo, questo, questo quartiere. In fondo, tutti, anche gli altri miei romanzi sono ambientati in questa zona eh, che non ha un nome, non ha una geografia, ma può essere la, 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 di Beirut, come può essere. Eh, di una città colombiana o venezuelana o messicana, ecco. eh, appartiene comunque a un meridione, appartiene a un meridione non solo perché io sono un siciliano di Palermo, ma anche perché in questo momento mi sembra che le novità, no? le novità in tutti i sensi, sia di carattere letterario che di ragionamenti sul, sul futuro, su quello che sta succedendo, Vengano proprio da, da, da un meridione, dal meridione in generale, da un meridione tout che attraversa eh, il pianeta. Eh, per esempio, la, vicenda dei, dei, la tragica vicenda dei migranti, eh, la vediamo noi, la vediamo noi che siamo al sud, eh, il nostro sguardo. Eh, la, cosa, la cosa incredibile è che eh, il meridione d'Italia ha avuto sempre un solo punto cardinale, che è il nord, il nord è il riferimento perché si parte. Noi partiamo, emigriamo, andiamo via perché abbiamo bisogno di lavorare, perché eh, ci autoesiliamo, eh, perché la situazione a volte è, è così estrema che è meglio affrontare eh, la perdita degli affetti, la perdita della, della, dei propri luoghi che, che restare. Eh, però oggi lo sguardo del meridione ha fatto un, un giro di 180 gradi e guarda a sud. Cioè, nonostante Salvini dico, eh, che persino al sud ha preso voti il, lo sguardo dei meridionali è rivolto a chi arriva per antica consapevolezza per antica certezza e anche solidarietà eh, noi abbiamo sempre a casa Sicilia è sempre stato un, un ponte accoglienza, eh, di accoglienza eh, una sorta di, di piattaforma dove poter arrivare e salvarsi integrarsi, creare nuove civiltà nuovi linguaggi Penso al linguaggio dei siciliani, che è un misto di arabo, francese, spagnolo, greco. Insomma, è veramente eh, quel laboratorio, non solo linguistico, ma anche etnico, antropologico eh, d'Europa. Io lo, lo sento molto questa cosa. Spero che esca fuori un po' da, dalla mia scrittura questa, questa sensibilità verso le parole degli altri. No? C'è un detto eh, in Sicilia. Che è significativo di, di, di questa cosa. Eh, Quava lingua passo mare. Cioè, chi ha la lingua attraversa gli oceani non ha, non ha un problema di galleggiabilità, può andare, può andare perché ha, ha gli strumenti per farlo. Quello che voglio dire è che noi stiamo, ci stiamo accorgendo che il nuovo non arriva più dal nord. Né come terra promessa né come novità. La tecnologia è così diffusa ormai. Che non abbiamo più bisogno di andare a prenderla altrove. Guardiamo al sud, guardiamo al sud perché lì comincia a muoversi qualcosa di diverso, qualcosa di terribilmente eh, preoccupante anche, no? C'è chi parla di invasione, chi parla di, di, eh, di perdita della propria identità diluita nel sangue degli altri. Benvengano, ben venga, perché visto, visto come stanno le cose mi pare, mi pare necessario che ci sia uh, intelligenza nuova in questo, in questo mondo. Uh, le prove che stiamo dando, almeno per l'Italia, sono così uh, tristi, così stupide, squallide, inadeguate al tempo, così feroci, inutilmente feroci. Che è tempo che noi allarghiamo la nostra, la nostra capacità di intendere come la, come, agli altri, a, a quello che pensano gli altri di noi, a come ci vedono. Eh, io non voglio essere ricordato quando ci sarà un processo di Norimberga, perché ci sarà un processo di Norimberga su quello che sta succedendo nel Mediterraneo. Non voglio essere ricordato come un carnefice, io non lo sono mai stato, noi del sud non lo siamo mai stati né come indole né come esperienza, noi siamo sempre stati accoglienti, siamo gente che parliamo la loro lingua, che abbiamo i loro stessi problemi, quindi mh, non voglio essere eh, ricordato come un carnefice, voglio essere ricordato come un fratello che accoglie. Ecco. Il mare è un problema, un problema per la scrittura nazionale italiana, no, è cioè una, 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 una costa così estesa e così poca scrittura sul mare, poca narrativa di mare, non, eh, davvero pochissima, molto del sud, da Stefano D'Arrigo che ha fatto quel capolavoro che è Orcinus Orca, poi a pochi altri eh, di, di minore, di minore Pregnanza. Pirandello ha fatto qualche cosa sul mare, Verga sì ha fatto, però poi dico, su, su che cos'è la vita sul mare, no? per, eh, se, se ne è parlato poco, eh, devo dire che me lo sono posto questo problema perché nei miei racconti io parlo spesso del mare, del mare come luogo di lavoro, come, ehm, come esperienza, il mare è un'esperienza. È un'esperienza, ma è anche il luogo da dove arrivano le notizie, da dove arrivano. Eh, eh, tenete conto che Borgo Vecchio è ambientato in una zona della, della costa che è quella che guarda a nord, che è il Tirrenica evidentemente. Quindi le notizie che arrivano sono eh, le notizie statuali, <ride> istituzionali, sono appunto le navi, eh, le, i piroscafi della, delle linee interne nazionali. Sono le navi militari dei, delle grandi manovre NATO. Eh, eh, da noi non arrivano i migranti, i migranti arrivano dalla costa sud. Eh, C'è una chiusura verso questo mare, verso il mare del nord. C'è una chiusura perché, eh, perché, e lo dico in, questo, in, in Borgo Vecchio, perché le città di mare in qualche modo ti pungono. E ti consigliano il viaggio. Tant'è che la Celeste, che è la ragazza che poi se ne andrà via con Mimmo, lei vuole studiare un percorso che termina in una città che non sia di mare, perché poi le città di mare ti fanno venire la nostalgia delle città di mare e quindi spera di andare in una città dove il mare non si senta, non ci sia. Non... Eh, il mare è... È dolore, è provocazione, è, è, è questo buio, perché è il mare di notte, no? il mare di notte è il buio che ci portiamo dentro, è l'innavicabilità perché tu vai alla cieca, eh? guidato, da guidato da strumenti che non ti appartengono, che sono strumenti che, tarati su altre. Altre emozioni che sono quelle della matematica e della geometria, no? eh, o satellitari, ma il, il, il viaggio è sempre interiore. Il viaggiare di notte, cosa che ho fatto perché sono velista, è un'esperienza eh, ambigua, è un'esperienza di felicità perché tu ti infili in un, in un buio dove basta un cerino, che puoi vederlo a miglia e miglia nella notte del mare, ma quando non c'è nulla è veramente sembra di infilarsi in un, in un tunnel senza fine. Ecco, il mare è, è, è tutte e due le cose, eh? questa necessità di, di andare via, ma anche la necessità del tornare. Io penso che ci siano città che voltano le spalle al mare proprio per, per non essere turbate da questa, da questa urgenza. Non penso che esista un'identità siciliana, ci ha portato guai, troppi guai questa, questa cosa dell'identità siciliana. Io penso che c'è una, una latitudine in cui uno nasce, cresce eh, e fa le proprie cose che in qualche modo ti condiziona, ti, eh, il contesto, diceva Sciascia. Eh, il contesto appunto, è quello di avere uno sguardo cinico sulla realtà, no? un, uno sguardo come quello di di Cipri e Maresco, di Franco Maresco e Daniele Cipri che hanno uno sguardo in bianco e nero, eh, feroce, cinico, a volte persino cattivo rispetto alle cose che io voglio molto bene entrambi, siamo amici, eh, ammiro i loro film. Ehm, quello, la, 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 evidentemente c'è una diversità fra la, il, il loro cinema e quello, quello che faccio io. Io uso semplicemente il linguaggio. E devo dire che mi sono disancorato da una lettura uh, localistica di, della Sicilia. Cioè non, uh, io penso che come sciascia che la Sicilia sia una metafora, sia una metafora del mondo, delle cose, eh, anche di altro, per fortuna, se no sarebbe anche facile risolvere i problemi. La, la, la miseria, la crudeltà appartengono a in Sicilia hanno la loro stramba anomalia eh, perché si trascina da troppo tempo, perché la, la classe dirigente, la classe politica è assolutamente inadeguata non, eh, ad affrontare questi problemi, problemi grossissimi. Eh, una realtà come quella siciliana avrebbe bisogno di regole svizzere, eh, di questi insomma. Questi per strambi personaggi che governano in Sicilia. Insomma, parlo dei sindaci, parlo dei governatori, che non sono in grado, non hanno, non hanno gli strumenti né culturali né, né etici per fare questo mestiere. Anche per questo dico sarebbe facile risolvere il problema siciliano se, eh, se fosse soltanto questo. No? Se fosse, mh, eh, il problema siciliano si, si lega anche a una distanza dal dalla modernità, dalla, uh, uh, immaginate Palermo è diventata l'anno scorso capitale della cultura italiana, Dico, con tutto, tutto l'amore per uh, i miei concittadini che soffrono come me e, e si imbarazzano come me a sentire dire una cosa del genere, è la città col più alto numero di, 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 di abbandoni scolastici in Europa, Palermo. Come si fa Cioè mancano i presupposti, manca la materia, prima, manca un'idea di che cosa vuol dire cultura. Se parliamo di cultura fino a se stessa, che può essere anche piacevole, ma se parliamo di cultura vera, cioè di un dinamismo delle cose, la cultura deve servire a qualche cosa? No? Deve servire a ben governare soprattutto, deve servire a individuare dove stanno le ingiustizie, le mancanze etiche, dove c'è un quartiere. Eh, che ha bisogno di essere svuotato nell'immondizia, eh, dove tu riconosci che c'è un privilegio che altri non possono avere. Questo vuol dire cultura, c'è un, un lavoro in progress, un lavoro ehm, collettivo di, di crescita comune. La cultura fino a se stessa non, non mi interessa e non intendo partecipare.